Quando noi cerchiamo di fare un cambiamento, il nostro cervello ci blocca. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Iscrivetevi al canale Emil Fitness, cliccate su iscriviti ora. Oggi vediamo la zona di comfort nel fitness. Ora, questo è un grafico che ho realizzato io con le mie doti artistiche supreme, come potete ovviamente vedere. E ci sono le quattro fasi della zona di comfort. È una roba di cui si sente spesso parlare, ma nel fitness nessuno ha mai affrontato e vi ha detto che fasi sono queste. E nel fitness funziona esattamente come nella vita, ovvero ci sono quattro fasi che dobbiamo attraversare per avere il fisico che vogliamo, essendo i bicipiti più grossi, il petto più largo, le gambe più belle, il culo più sodo e via. Tutti noi partiamo da questa situazione, ok? Questo cerchiolino all'inizio, ovvero è la situazione nella quale per natura stiamo, ovvero il nostro corpo, il nostro cervello è programmato per farci stare in questa zona, perché il nostro cervello odia le cose nuove, i cambiamenti, tutto ciò che può metterci in pericolo o a disagio viene sempre, diciamo, fermato dal nostro cervello, ok? Trova sempre mille scuse, mille motivi per non fare le cose che invece andrebbero fatte. E la zona di comfort è proprio quella in cui siamo sicuri e in controllo. Nel fitness qual è quella zona? Quando non fate niente, mangiate quello che volete e state sul divano, ok? Siete in controllo, siete sicuri, non c'è nessun disagio, non c'è nessuna fatica, non c'è nessun sacrificio richiesto e quindi è la situazione, diciamo, di partenza. Per uscire e arrivare al successo e ai risultati che desideriamo dobbiamo attraversare tre fasi. La prima, ed è la più difficile, dove purtroppo il 90% delle persone si blocca, è quella della paura. Cioè, cosa succede? Che il nostro cervello, o magari perché vediamo qualcuno che già lo fa, o perché siamo ispirati dal canale Emil Fitness su YouTube, o per tanti altri motivi, arriviamo nella zona della paura. Ovvero, quando noi cerchiamo di fare un cambiamento, il nostro cervello ci blocca. Quella è la zona della paura. Perché? Perché stiamo facendo cose che ci fanno sentire a disagio, che ci causano molte scuse, cioè il nostro cervello inizia a raccontarsi un sacco di seghe mentali, oppure diamo molto peso all'opinione altrui. Io ad esempio, quando avevo 19 anni e volevo andare a vivere all'estero e sapevo che quella era la strada giusta per me, mi sono scontrato nel mio paese con l'opinione di tutti, che mi dicevano sia a lavoro, mi ricordo ancora i commenti, sia in famiglia: ma dove vuoi andare? Ma cosa vai via a fare? Ma perché? Ma stai qui che qui è più bello. Però quando mi sono deciso, per esempio sono andato in Australia un anno da solo, credetemi che il disagio è stato immenso, cioè arrivare in una nazione in cui non si parla quasi la lingua, non si conosce nessuno, senza un lavoro, con pochi risparmi, eccetera, era una situazione di forte disagio, ok? Quindi la prima fase è la più difficile, cioè è quella in cui noi ci esponiamo a delle situazioni che non conosciamo. Nel fitness cosa succede? Che gli altri ci dicono: no, ma vai bene così, ma perché vuoi dimagrire, sei solo 140 kg, no? Va bene così. Oppure ci inventiamo le scuse: ma ho le ossa grosse, ho il metabolismo lento, la palestra lontana, la dieta l'ho già provata e non funziona. Insomma, ci sono tanti motivi per cui le persone affrontano la paura e tornano indietro, tornano qui ed è finita lì. Invece se voi riuscite ad andare attraverso, no, breakthrough, arrivate nella fase di crescita, ed è la fase che molti sperimentano quando si appassionano al fitness. Perché? Perché chi si appassiona davvero al fitness spesso non gli basta fare la dietina o seguire la schedina d'allenamento e prendere l'omega 3, no? Inizia a leggere. Se voi guardate questi video, ragazzi, probabilmente c'è una buona possibilità che siate già nella fase di crescita, perché il mio canale è sempre stato impostato a questa roba qui, nonostante in Italia purtroppo sta roba non funzioni perché la gente guarda altre robe. Il mio canale è sempre stato: io ti insegno qualcosa, da me puoi imparare, da me ci sono dei concetti che apprendi e ti porti dietro. Quindi buona probabilità che stiate leggendo magari dei libri, magari i miei che trovate su Amazon, state imparando, state crescendo a livello vostro personale, magari state studiando, magari c'è chi fa scienze motorie, c'è chi fa l'università, c'è chi fa tante cose. Questa cosa, se continuate a farla, perché c'è anche chi arriva alla crescita e torna indietro, ragazzi, c'è chi legge, studia, impara, si laurea e poi bam, torna sul divano a far niente, finita lì, mi sono laureato, basta, no? Se voi continuate a spingere in quella direzione, arrivate alla fase del successo, quindi alla fase in cui riuscite a vivere i vostri sogni, riuscite ad essere, a sentirvi felici, appagati, riuscite a fare cose nuove, riuscite a realizzarvi, ok? Quindi io, per esempio, quando avevo 16 anni, avevo solo due sogni nella vita, che erano lavorare da casa per poter viaggiare, perché la mia più grande passione, la mia vocazione nella vita, è sempre stata quella di viaggiare e di fare un lavoro da casa che potesse aiutare gli altri, ok? E adesso sono pian piano
nel corso degli ultimi 7 anni, è riuscito ad arrivare parzialmente a quello che per me stesso considero il successo, no? Quindi la possibilità di avere un lavoro che faccio da remoto, in modo che posso farlo in qualsiasi parte del mondo, che è il personal trainer online, penso che lo sappiate, e soprattutto riuscire a viaggiare, visitare posti nuovi. Gli ultimi 2 anni sono stati disastrosi per il Covid, se vi racconto le cose che ci sono successe vi mettete le mani nei capelli, ma non è colpa di nessuno. Comunque io mi sento personalmente di far parte di queste due fasi. Ma ci sono delle cose in cui comunque io sono ancora magari nel mio comfort, oppure sono a disagio, scuse, paure, eccetera, no? Cioè, tutti noi abbiamo dei settori della nostra vita nei quali magari facciamo molta più fatica ad uscire rispetto ad altri. Questa roba funziona in tutto, ragazzi, nel lavoro, nella vita, nei vostri obiettivi, nel fisico, nel fitness, nel guadagnare denaro, eccetera. Quindi vi riporto la mia esperienza, perché sono riuscito, facendomi un culo così, però pian piano negli anni a capire cosa fosse sta comfort zone, no? Che 10 anni fa vedevo e dicevo, boh, che cazzo è sta comfort zone, pian piano sono riuscito a capirla e ad affrontarla. Il mio consiglio per voi è quello di riuscire a capire questi concetti, perché vi possono davvero aiutare a cambiare vita, e di sperimentarli, ok? Sappiate che questa fase del disagio e delle paure è normale, è fisiologica, il nostro cervello è programmato per farci avere paura delle cose nuove e dell'ignoto. Cercate di interiorizzare questi concetti e di applicarli poi nella vostra vita. Se ti è piaciuto questo video, iscriviti al canale, ci vediamo presto nei prossimi. Un saluto da Emil Fitness.